Questo è Padre Veschi, io penso che questo sia un po' più forte. Innanzitutto grazie a tutti i presenti, grazie alla signora Benedetti, grazie a Sandra. È la terza volta che vengo. No, almeno la terza. È venuto a presentare un libro. Abbiamo perso. È venuto due volte lei a presentare un suo libro, questa è la seconda volta che viene a presentare un suo libro, una volta a presentare un libro della signora Bonsanti. Quindi è la terza volta, sia pure. Vabbè, ci torno sempre molto volentieri, vi chiedo scusa. Però i tempi sono tali per cui io sono venuto qui facendo proprio una corsa quasi disperata e perché sono arrivato alle 5:15 alla stazione e ho il treno che mi riporta a casa mia alle 8:15, quindi starei molto volentieri, tranquillo qui a vedermi un po' di atmosfera fiorentina. No. Poi ringrazio naturalmente la sintesi che è stata fatta di questo libro, che probabilmente vi ha dato filo da torcere, perché è un libro credo che è scritto molto piccolo. Sandra poi con queste belle citazioni di passi che vi confesso mi ero perfino dimenticato di aver scritto. Sono sicuro che mi siano più vari. Tu forse hai accentuato un po' tanto, non lo dire troppo, gli aspetti di attualità. Questo libro vorrebbe essere essenzialmente uno studio su questo quinto capitolo della seconda parte dei Fratelli Karamazov che è intitolato, non è l'intitolazione vera, ma sono entrato nell'uso comune come la leggenda del grande inquisitore, che io credo che sia noto questo capitolo qua a tutti. I ragazzi devono soprattutto rispondere. Sì. Benissimo, quindi questo mi esonera da dire qual è il contenuto del nostro, questo Ivan Karamazov che incontra Ivan Karamazov è uno dei tre fratelli, anzi del quarto, il quarto è un figlio reietto, diciamo così, influenzato dalle idee socialisteggianti dell'Europa occidentale, è ateo. C'è anche un... è un cagnolino che hai in mano. Siamo contenti. No, perché anche c'è un famoso etologo che ha scritto ma gli animali, in particolare i cani, del resto chi ha avuto un cane sa bene quanta intelligenza ci sia spesso negli occhi, no? E questo etologo sostiene che ci sono degli animali, tra cui i cani, che hanno capacità di apprendimento. Sì. No, è un americano. E quindi lui scrive: io vorrei tanto poter incontrare il mio cane fra 2 o 3.000 anni per fare con lui una bella chiacchierata, magari parlando del grande inquisitore. No, scusate la parentesi. No, insomma, questo libro è essenzialmente uno studio sul quinto capitolo, che è il vertice di questo enorme romanzo che tra l'altro secondo i progetti di Dostoevskij medesimo doveva essere il primo elemento di una trilogia che doveva concludersi con la storia di Alyosha Karamazov, cioè l'altro fratello che entra in dialogo con Ivan, mentre Ivan
occidentalizzante, ateo, influenzato dalle idee socialiste francesi. Invece Alyosha era destinato a una vita conventuale, quindi proprio due mondi opposti si trovano in una trattoria e affrontano i sommi problemi dell'esistenza. Naturalmente quando si incontra nella lettura un testo come questo, vi devo dire, e si ha il tempo di cominciare a rifletterci, è difficile smettere. Io quando ho avuto la proposta dall'editore di scrivere un libro su questo tema, ho tirato fuori i miei appunti che risalivano a 20 anni fa. Quindi per 20 anni io ho girato attorno a questo tema, ho fatto qualche incontro, qualche conferenza, l'idea proprio di scrivere un libro. È un testo che mi ha preso, mi ha coinvolto. E nell'ultima parte cerco di non attualizzarlo, la grande letteratura non ha bisogno di essere attualizzata, anzi se la si attualizza spesso la si rovina, ma certo i grandi testi della letteratura mondiale sono quelli che noi interroghiamo, no? Nel corso delle generazioni si formulano delle domande, senza pensare che le risposte che ci diamo siano quelle che l'autore ha voluto suggerirci. E qui una considerazione su Dostoevsky. Chi pratica la lettura dei suoi romanzi sa bene che Dostoevsky non parla quasi mai in prima persona, cioè non dice mai lui come stanno le cose secondo il suo punto di vista. Potreste fare un confronto tra Dostoevsky e un suo quasi contemporaneo, Victor Hugo. Prendete I Miserabili, grande romanzo questo, anche questo, ma con uno stile completamente diverso, perché non c'è pagina in cui l'autore, I Miserabili, non dica la sua, ci fa la morale. Dostoevsky non ci fa la morale perché si fa parlare i suoi autori, i suoi personaggi secondo lo stile e i contenuti del personaggio come lui lo ha costruito oggettivamente. Si è autodefinito un realista della psiche umana, ma siccome la psiche umana per nostra fortuna è varia, lui li fa parlare rispettandone l'autonomia, la caratteristica. Questo è proprio un elemento, non c'è mai la voce fuori campo, no? Dell'autore che commenta l'andamento dei fatti che vengono, degli atti che vengono narrati. E per esempio, venendo a questo quinto capitolo, alla domanda da che parte sta Dostoevsky tra il Cristo e l'Inquisitore, non c'è risposta. A noi sembra abbastanza ovvio stare dalla parte del Cristo, no? Non è così chiaro. Perché stare dalla parte del Cristo? Perché il Cristo è venuto a portare la libertà. Adesso vediamo che cosa si intende per libertà, perché anche il cliente che va all'IKEA e sceglie un piumone con un altro piumone, anche questo, ma questa è la libertà del consumatore. La libertà di Dostoevsky è una cosa assai più impegnativa e anche più tormentosa, che è ciò che spiega poi il dialogo con l'inquisitore. Non ci dice lui da che parte sta, perlomeno non lo dice nel romanzo, ma se voi leggeste le lettere di Dostoevsky ai suoi corrispondenti, alle sue corrispondenti,
è chiaro che Dostoevskij, sapete, era stato condannato alla morte per aver fatto parte di una certa congiura anti-zarista, questo in gioventù, e poi la condanna a morte era stata commutata all'ultimo momento in un periodo di pena da scontare in Siberia, e nel treno che lo portava in Siberia una signora pietosa, guardo Sandra quando saremo andati in Siberia, sì, no. gli aveva dato un Vangelo che lui non aveva mai praticato, diciamo così, in quegli anni in Siberia dove è maturato quell'altro scritto molto importante, Memorie dalla casa dei morti, da una casa dei morti, in cui racconta il suo contatto, lui intellettuale, con la povera gente, il popolo russo, ecco, i servi della Lega. In una di queste lettere lui confessa la sua fede, dice: se voi mi dimostraste che il Cristo ha perfettamente torto, io sarei comunque col Cristo, cioè sarei dalla parte del torto del Cristo. Naturalmente questa è anche una frase da interpretare, che cosa vuol dire dimostrare che il Cristo ha torto? Dimostrare che il Cristo ha torto secondo le categorie del suo tempo, che erano le categorie razionaliste, portate all'estremo, no? Le utopie francesi di tipo socialista. Allora, se si dimostra che il Cristo ha torto, io continuo a stare col Cristo perché la ragione del Cristo è più profonda. Interpretiamola così, se no saremmo la contraddizione. Diciamo, è facile stare dalla parte del Cristo in quanto il Cristo è venuto a portare la libertà, mentre l'inquisitore è venuto a togliere la libertà, come diceva Sandra, a toglierci dal tormento dell'essere liberi. Essere liberi è un grande tormento. È più facile che qualcuno si sostituisca a noi, si sostituisca alla nostra coscienza. Guardate che questi sono temi che investono domande esistenziali profonde, perché che cos'è per Dostoevskij la libertà? La libertà è la condizione di chi si trova in mezzo a un grande conflitto. Semplifichiamo: il conflitto tra Dio e il demonio, tra il bene e il male, tra il bianco e il nero. Ecco. E dice in un passo, non so se di questo romanzo o di altri, naturalmente occupandomi dei fratelli Karamazov ho dovuto un po' ricostruire anche leggendo gli altri grandi romanzi, L'Idiota, Delitto e Castigo, non mi ricordo in quale di questi testi si dice il Cristo e il demonio combattono l'uno contro l'altro, e il terreno del combattimento è la coscienza degli esseri umani. Per Dostoevskij non c'è libertà se non in questa tensione tra il bene e il male. Questa è la condizione umana. Noi non ci libereremo mai, noi non saremo più liberi se pensassimo di semplificare la nostra condizione. In fondo è un'idea abbastanza, preoccupante. Cioè, noi per difendere la nostra condizione umana dobbiamo consapevolmente preservare sia il lato del bene sia il lato del male, preservarlo in noi, sapere, provare anche la tentazione di andare dalla parte del male invece che dalla parte del bene. Insomma, la condizione dell'essere umano libero è una
situazione di lacerazione della coscienza. E infatti, non nei fratelli Karamazov, ci sono due figure nelle quali questa tensione viene eliminata. Fanno tutti una brutta fine, entrambi. Uno è il principe Mishkin, non so se questo è l'idiota, grandissimo romanzo anch'esso, potentissimo. Il principe Mishkin viene raffigurato come l'uomo buono per eccellenza, incapace di cattivi sentimenti, cioè naturalmente si è molto simpatico, no? Il principe Mishkin, innamorato della bellissima come si chiama? Filippovna, Nastasia Filippovna, rappresentazione dell'eterno femminino, una donna perduta, come molto spesso sono i romanzi di Dostoevskij, che in gioventù aveva subito violenze, eccetera, ma con una dignità straordinaria e una bellezza inimmaginabile. Quando compare questa Nastasia Filippovna, di cui non ci si può non innamorare, dico bene, questo però è l'altro, è l'idiota, compare perché viene mostrata un'immagine, uno schizzo, un disegno di questa giovane donna, e il principe Mishkin dice una cosa che poi verrà ripresa altrove in altro modo, su cui potremmo discutere, per esempio, dice: una bellezza così può rovesciare il mondo. Che bello! La forza della bellezza è straordinaria. L'altra frase celeberrima di Dostoevskij: la bellezza salverà il mondo. Frase su cui, se avessimo tempo, potremmo. E nel libro c'è un commento su questa proposizione. Non so perché mi sono messo. No, allora, il principe Mishkin è il buono per eccellenza, anzi l'ingenuo, è un po' una rappresentazione nel XIX secolo di quella che poteva essere l'immagine di Don Chisciotte. Allora, Don Chisciotte, sapete come finisce, muore riconoscendo il suo fallimento. Don Chisciotte che si era ispirato alle grandi narrazioni cavalleresche, che si era schierato per i deboli, maltrattato da tutti, maltrattato anche da quelli che voleva difendere, da quelli che voleva salvare, e finisce male, finisce dicendo: mi sono sbagliato, amici miei, non continuate a lui, perché lui aveva i suoi amici di San Giovanni, cercavano di tenerlo su in questa sua follia, ma alla fine lui stesso riconosce di essersi totalmente sbagliato, dice: amici miei, è inutile che continuate a fingere, il mondo è diverso da come lo immaginavo io, da come io immaginavo che potesse essere. E nel momento in cui fa questa dichiarazione muore. No, lasciami solo finire. Allora, il principe Mishkin, innamorato, non corrisposto di questa fanciulla che muore, viene uccisa da un altro suo pretendente. Qual è la sua fine? La fine è il manicomio. Viene portato in manicomio, riportato. L'altra figura, diciamo così, semplificata, ha una sola dimensione, è nei demoni Stavrogin. Stavrogin, principe Stavrogin,
un personaggio inquietante, raffigurato come la personificazione dell'estetismo del male, non solo il male in sé, ma la gioia estetica di commettere il male anche ingiustificato, ma il male ultimo, terribile. Nella prima edizione dell'Idiota era stato soppresso per la sua forza, diciamo così, eccessivamente, per lo scandalo, diciamo, è stato soppresso il capitolo intitolato Il Testamento di Stavrogin, che era un documento che lui aveva scritto per presentarlo, come in effetti fa, a uno dei monaco santo, monaco Ticon, vabbè, non importa, in cui lui dichiara la sua colpa, le sue colpe. Però attenzione, le sue colpe estetiche, non si confessa per chiedere un perdono delle sue malefatte. Adesso vi dico qual è la somma malefatta di cui lui si accusa, ma si accusa non per scusarsi, ma quasi per vantarsene dal punto di vista estetico. Allora, Stavrogin aveva usato violenza nei confronti di una piccola bimba. Questa piccola bimba viene poi osservata da Stavrogin medesimo nel suo percorso di perdizione, perché questa bimba tormentata, lo stupro, soprattutto nei confronti dei più piccoli, ha conseguenze devastanti, inutile che ve lo dica, insomma, uscire da un inferno, e questa bimba ad un certo punto si impicca. E Stavrogin descrive tutti questi passaggi, diciamo, quasi compiacendosi dal punto di vista estetico di ciò che lui aveva messo in moto, il male assoluto. Che fine fa Stavrogin? Alla fine anche lui si impicca. Allora, Mishkin va nel manicomio e Stavrogin si impicca. Qui ci potrebbe essere una morale dostoevskiana: noi per vivere non dobbiamo aspirare a semplificare la nostra coscienza, dobbiamo sapere che la nostra coscienza è sempre in tensione. Il demonio, dice, citando San Paolo, dice un altro monaco santo, questa volta nei fratelli Karamazov, è sempre seduto alla soglia della tua casa. Beh, sì, ma spero che questo che vi stiamo dicendo sia un incitamento a leggere o a rileggere questa. Ora, quindi la libertà è quella cosa lì, quella cosa tormentosa. In che senso il Cristo è venuto a portare la libertà sulla terra? Perché, questa è la tesi, il Cristo è venuto a indicare agli esseri umani la possibilità, perché non tutti sfruttano questa possibilità, di guardare a una dimensione che sta al di sopra della vita materiale. Il cristianesimo così inteso è una grande forza rivoluzionaria, perché ci chiede di prescindere in qualche modo, o perlomeno di non farci schiacciare sulla materialità delle nostre relazioni orizzontali, quelle di ogni giorno, per guardare a qualche cosa che sta al di sopra di noi. Ora, non è necessario essere dei cristiani, cioè un'interpretazione di queste idee dostoevskiane è che col Cristo la libertà ha fatto irruzione nella vita dei popoli. Lo so che Sandra ha scritto un libro che uscirà tra poco, dove il germe
l'idea di libertà è messa in saffo. Vabbè, un'altra cosa, un'altra nozione di libertà, è Omero addirittura ancora prima. Vabbè, diciamo, per Dostoevsky il Cristo è colui che ha portato questa scintilla nella vita delle società, la possibilità di guardare le società da un altro punto di vista, da un punto di vista che consente una critica alla società medesima. E la libertà è appunto questo, secondo. Ora, Sandra ha ricordato questo tema del non c'è alternativa. Ecco, io non vorrei che queste tematiche venissero diciamo intese un po' troppo legate alla realtà odierna. In effetti questa frase non c'è alternativa la sentiamo ripetere ultimamente, però non c'è alternativa è qualcosa di molto più profondo, che va ben al di là del discorso politico, della comunicazione politica. Altro tema questo che tu hai ricordato. Perché non c'è alternativa, è per l'appunto il progetto dell'inquisitore. Che potremmo dire incarna una idea totalizzante. L'inquisitore che cosa vuol fare? Vuole fornire agli esseri umani una felicità fanciullesca. Non so se questa immagine del fanciullesco è appropriata, perché non è affatto detto che i fanciulli siano meno complicati degli adulti. Gli forniremo all'umanità i beni materiali necessari. Tra l'altro una parte di questo capitolo, forse la parte più bella dal punto di vista letterario, è grandissima letteratura questa, forse chiaro. Che sopravviverà nei secoli, immagino. La parte che secondo me è dal punto di vista letterario più potente è quella in cui l'inquisitore rimprovera il Cristo di non aver accolto, di non essersi piegato alle tentazioni del demonio nel deserto. Tutti voi ricordate, no, che Cristo prima della sua opera pubblica, della sua predicazione pubblica, passa 40 giorni nel deserto e lì i tre Vangeli sinottici narrano con qualche piccola variazione le tre tentazioni, tutte respinte da Cristo. Adesso le vediamo una per una rapidamente. Tutte respinte da Cristo, e in uno dei tre sinottici, forse Luca, adesso non è rilevante questo, si dice che il demonio sconfitto, perché Cristo ha rifiutato tutte e tre le tentazioni, se ne andò aggiungendo per ritornare al momento opportuno. Questo per ritornare al momento opportuno è di solito un piccolo versetto che non viene preso in considerazione. Bene, Dostoevsky era convinto che il momento opportuno per il ritorno del demonio fosse il suo, fosse la massificazione della società, massificazione diciamo così acquisita, penetrando nelle coscienze, dando soddisfazione alle coscienze, ai bisogni elementari. Tu vuoi dire qualcosa? No, questo, vai, va. No, dopo, no, per interrompere questo pensiero.
io mi faccio prendere. Allora, le tre tentazioni, come voi sapete, sono la tentazione del pane, la tentazione del mistero o del miracolo, quindi c'è qualche, cominciamo, e la tentazione del potere. No? Allora, il demonio si avvicina a Cristo e dice, trasforma queste pietre infuocate, in pani, e vedrai che tutti ti correranno dietro, conquisterai la loro fiducia, la loro coscienza. Il pane, naturalmente, qui sono tutti simboli. Il pane è rappresenta i beni materiali, cioè quelle cose descritte riportando le mie sensazioni alla visita all'Ikea, ecco, sono i pani. Beni materiali di cui noi naturalmente abbiamo tutti bisogno, magari non le stupidaggini che ci vendono, vabbè, dico bene, signori. E il Cristo risponde, come sapete, con la celeberrima frase: non di solo pane vive l'uomo, cioè già questa è un'indicazione, c'è qualche cosa che va al di là, che sta sopra la nostra condizione puramente, potremmo dire animale, sempre che il suo cane non sia ma che bravo, è straordinario. La seconda tentazione è quella del mistero, del miracolo, no? Il demonio dice a Cristo: buttati giù dalla torre, dal pinnacolo del tempio, e i tuoi angeli ti salveranno. E di fronte al meraviglioso, all'inspiegabile, al miracolo, vedrai che tutti ti seguiranno. E la nostra società è piena di miracoli, no? Non sarà più buttarsi giù dalla torre del tempio, ma altre cose che vengono fornite da qualche demiurgo, da qualche persona superiore, diciamo, che mostra al popolo comune, no? Ai cittadini comuni, qualche cosa che solo lui può fare, che è fuori dalla normalità. E allora, se qualcuno è fuori dalla normalità, è chiaro che tutti devono piegare il ginocchio di fronte a lui. E la terza tentazione è quella del potere, o se volete del governo, perché il demonio sulla montagna fa vedere a Cristo le città, i suoi pieni, e dice: se mi adorerai ti darò il potere di governo, diciamo così. Ma quello che è caratteristico è che l'offerta del demonio non è il potere come lo intendiamo noi brutalmente, la forza, ti darò la forza per costringere gli esseri, no, è la seduzione del potere. Tutte e tre le tentazioni del demonio mirano a impadronirsi non dei corpi che si governano magari con i manganelli, no? Ma impadronirsi delle coscienze, della psiche. Ed è molto più efficace nel reggimento, nel governo delle società, riuscire a impadronirsi di ciò che è interiore, di ciò che sta dentro di noi, piuttosto che governare i corpi. Si governano i corpi, ma poi questa scintilla, questa idea di poter guardare al di là, che è l'inizio di ogni forma di resistenza nei confronti del potere arbitrario, del potere che non ci piace. Però se il governante riesce a entrare nella coscienza, ha vinto, ha totalmente vinto, ha spento qualunque possibilità di ribellione. È il segreto del potere.